Ciao, sono Marcus di Roots of Change. Quella che segue è una traduzione video di Audiodab approvata da me. Divertirsi. Questo è fastidioso. Questo è interessante. Non ho mai visto l'orizzonte. Guarda come prima, come se ci fosse un arcobaleno che cerca di uscire dall'orizzonte. Ciao, ragazzi. Ciao. Elicottero. Cinque giorni, quasi sei giorni, credo, per arrivare a Lake Nyoch da Kosrae. Sembra che sia passato molto più tempo, sono giorni piuttosto lenti. Venti leggeri, ma anche controcorrente. Se noti il mio ginocchio, che era infetto e aveva un aspetto piuttosto nodoso, non è ancora completamente guarito. Ho alcuni piccoli brufoli e altri posti che sono abbastanza doloranti, uno grande sul mio sedere. Decisamente preoccupato per il ginocchio, sperando che guarisca in fretta. Qui ferito ma non vedo ferite. Comunque sì, non vedo l'ora di fermarmi in questo piccolo atollo. Una piccola coppia di isole. Penso che ci siano circa 1000 persone che vivono qui, però e poi probabilmente ci passo la notte. Sicuramente senti qualcosa. Da dove viene questo rumore? Avvistato. È un aereo. Questo è il primo aereo che ho visto in realtà. Oh, c'è il passato. Ho bisogno di scivolare per entrare nell'atollo. Sono arrivato, ho navigato, cercando un posto dove ancorare. C'erano circa 10-15 ragazzi che urlavano e gridavano e tutti eccitati a riva. Quando sono arrivato a riva, Guy aveva bisogno di me e mi ha incontrato a terra. Mi ha mostrato dove potevo mettere la mia tavola da surf e poi mi ha portato. Ha camminato verso dove c'è una festa. Poi fu effettivamente la cerimonia di giuramento di un nuovo capo clan tribale. Questo è assolutamente enorme. Solo un enorme piatto di cibo. Ero curioso di sapere se tutti stanno effettivamente scavando e mangiano tutto il giorno, ma nel momento in cui la cerimonia è finita, come la maggior parte delle persone se ne sono andate, il capo è stato lasciato da solo al tavolo. Sì, il surfista mi ha portato in giro e mi ha mostrato metà dell'isola. In pratica mi ha fatto fare un piccolo tour. Mi ha riportato a casa sua. Mi sento piuttosto male in questo momento. Devo ammetterlo. Sembra che l'affetto che era nel mio ginocchio si sia diffuso. Ora ho questa cosa qui, che era come un piccolo brufolo che ho schiacciato e mentre lo schiacciavo era abbastanza doloroso. E ora è tutto gonfio e super dolorante. In realtà è una specie di camminata su una ferita infetta aperta, solo agghiacciante. È solo una spina nel fianco. Mi sento super bassa, poca energia in questo momento. E ho iniziato a prendere un antibiotico, che non so se è la mossa giusta o no. Non ho davvero molte altre opzioni. Che peccato, non so cosa farò. Sicuramente sono preoccupato per la prospettiva di trovare un medico o un ospedale.
Non ce n'è nessuno qui dove mi trovo. Il mio amico che fa surf sta parlando di venire a prendermi con la pagaia, ma non l'ha ancora fatto. Quindi non so se sta aspettando che io gli faccia un segnale o se sta solo avendo una mattinata fiacca e sta per arrivare. Che brutto. Ci si sente davvero bene ad averla tirata fuori. È come un pus. Senti il sangue, per lo più pus, misto a poco sangue. Doppio arcobaleno. Ciao! Così è. Non so che giorno è. 500 forse. 14 gradi giorno in mare da quando abbiamo lasciato Cosrae. Quindi ora sono a 548 miglia da Palau. Il che significa che nelle ultime 24 ore ho fatto 108 miglia. Non male. Direi che è circa la mia media. Ho preso la decisione che mi sarei buttato, avrei arato e sperato di non dovermi amputare la gamba. Fortunatamente, la mia gamba non è caduta, e penso che le cose che si stavano rubando lentamente, il mio intero piede si è gonfiato e non mi sentivo bene, non avevo un bell'aspetto. Ero abbastanza preoccupato. Ci sono momenti in cui ho un breve, un po' di febbre, che mi preoccupa non poco. E la mia velocità del vento. Ultimamente è stata abbastanza buona. Piuttosto costante. Direi che sono circa 15. Est-nord-est, il mio meteorologo a terra è Dylan e mi ha fatto sapere che dovrei aspettarmi dei venti piuttosto forti e grandi mareggiate la prossima settimana, proprio nel periodo in cui arrivano a Palau, quindi vedremo. Forse mi intrufolerò prima che arrivino, se no, potrebbe essere un ingresso piuttosto interessante a Palau. Non ho molta voglia di inoltrarmi in quell'entrata perché è un po' una barriera stretta che si estende per un bel po' di strada. Quindi devo tirare fuori delle manovre piuttosto abili con la vela. Ma sì, voglio dire, la vita sulla barca è stata. Non so, mi sono riposato cercando di stare in piedi a causa di quella piaga sul sedere. Quindi sono stato abbastanza sdraiato, ascoltando qualche podcast, per lo più leggendo e ascoltando lezioni di cinese in sottofondo e poi, sì, sai, cucinare i pasti, regolare le vele. Una vita molto semplice, piuttosto rilassata in questo momento, sai, aggiusto le cose quando si rompono, per fortuna, non si rompono troppe cose, e... tutto va bene. La prima volta che l'ho visto è proprio come una massa di pesci che mangia freneticamente con alcuni uccelli che cercano di prendere gli avanzi e credo anche i pesciolini. Ma centinaia, se non migliaia di tonni. Mi sembra che l'oceano fosse sempre così. Dappertutto ma un po' raro ora. Ha appena avuto un passaggio di burrasca che avviene sempre con venti super forti, e poi è un po' sul retro. Non c'è quasi nessun vento, ma ho le vele che si muovono così. Un po' di vento. E qui dovrebbe riprendersi abbastanza velocemente. Sembra che ci siano uccelli ovunque. Questo ovviamente deve essere una sorta di risucchio di corrente qui intorno, qualcosa. Ah, sì, in effetti, credo di ricordare di averla vista sulla mappa, sono le giostre orribili. Sì, Birdie, ti vedo. Ti sento.